Ma cosa ci fa Tesla ogni anno a Verona Legend Cars? E non manca neanche stavolta, guardate, Model S a fianco a me e io sono su una Model X. Si tratta di passione per l'auto. Qui a fianco a me ci sono le auto di ieri, qui si tratta di auto del futuro. È un interesse quello per le Tesla, difficile da spiegare, vanno viste e vanno vissute. Comunque, tutti quelli che passano uno sguardo alla Tesla lo danno, perché è una macchina che intriga. Intriga per la sua tecnologia, questo modello in particolare ha la funzionalità che apre la portiera in automatico per il guidatore, si mette in moto e chiude la portiera per partire. Il guidatore non deve nemmeno toccare nulla, poi guida in maniera praticamente autonoma, ben più che una guida assistita. Poi le vedete queste portiere fantastiche, ad ali di falco, si aprono studiando la distanza che c'è tra il veicolo, comunque l'ostacolo a fianco, per aprirsi in maniera da non toccare nulla. Qui la tecnologia è tutto, non si tratta solo di rispetto per l'ambiente, comunque è un'auto totalmente elettrica da quasi 500 km di autonomia a seconda del piede, che però costa, si arriva anche a 160.000 euro. Però quello che intriga è il livello di qualità, il livello di vivibilità di quest'auto, comunque risulta essere spaziosa, confortevole, silenziosa e anche, diciamo, sportiva, perché fa uno 0-100 in 3,9 secondi. Guardatevi l'intera prova di Alessandro per capire un pochino quello che è Tesla oggi. Se invece volete sentirle, tra virgolette, passare in un contesto totalmente opposto, diciamo, al DNA di Tesla, non mancate ai Motor One Days 27 e 28 maggio sull'autodromo di Modena. Il 28 maggio infatti ci saranno loro con il club dei teslari che sfrecceranno sul circuito tra i cordoli dell'autodromo di Modena. Un'occasione incredibile per sentirle, tra virgolette, e vederle sfrecciare in un contesto molto particolare per loro. Non mancate.